Ciao a tutti, primo video del nuovo anno che come al solito è dedicato agli obiettivi per il 2023, con anche un bilancio rispetto a quelli del 2022. Se volete dargli un'occhiata trovate il video dell'anno scorso proprio qua sopra. Capitolo lavoro. Come lo scorso anno sono ancora al museo, contratto esteso per un altro anno, ma con la conclusione del corso di guida ambientale che appunto ho fatto dalla scorsa fine di febbraio fino alla metà di settembre, sto cercando qualcosa che mi lasci più libera il weekend e i festivi per questa appunto attività. In descrizione vi lascio quello che è il calendario delle escursioni, anche se al momento sono ferma per dei piccoli problemini alla schiena che spero di risolvere presto, visto che al momento ho il fiatone a fare 200 metri in piano. Quindi per quanto riguarda il lavoro sicuramente c'è il fatto di implementare il più possibile l'attività da guida ambientale escursionistica con il mio lavoro vero, tra molte virgolette, mettiamola così. Capitolo YouTube, nel 2022 l'obiettivo era quello di rimanere costante e ci sono più o meno riuscita, ma ricorrendo agli shorts, perché ho, a dire il vero, miseramente fallito su quella che era la programmazione anticipata dei video. E qui dovrò sicuramente migliorare nel 2023 ottimizzando i tempi, evitando le perdite di tempo appunto, e programmando bene le cose da fare, magari anche svegliandomi ad un orario decente la mattina quando non devo andare a lavoro, per appunto massimizzare le ore che ho a disposizione appunto per fare le cose. Sono comunque soddisfatta della crescita lenta ma costante dei miei social, che sempre su YouTube mi ha permesso di attivare la monetizzazione a fine febbraio. Peraltro fatemi sapere con un commento qua sotto se siete curiosi di conoscere quelle che sono le mie entrate. Chiaramente non sono grandi cifre, assolutamente, anzi. Nel 2023 in ogni caso l'obiettivo principale è quello di portarvi più video lunghi, magari con qualche focus su argomenti legati alle escursioni come attrezzatura, alimentazione, eccetera. Anche qui fatemi sapere se avete qualche consiglio su cose che vi interessano di più rispetto appunto a queste tematiche. Capitolo libri, l'obiettivo del 2022 era decisamente ambizioso, ovvero ben 40 libri. Ne ho letti, rullo di tamburi, 29, ma non lo considero in realtà un fallimento perché ho dedicato molto del mio tempo libero allo studio appunto, per cui 29 libri è un numero più che dignitoso, direi. Nel 2023 riproverò ad arrivare a quota 40. Per seguire i miei progressi vi lascio in descrizione il link al mio profilo di Goodreads. Ovviamente per i libri a tema viaggio e montagna, comunque inerenti appunto alla tematica di questo canale, farò una recensione qui sul canale appunto. Per cui se non lo hai ancora fatto, iscriviti e attiva la campanella. Capitolo viaggi, questo è il vero tasto dolente perché tra il corso e il lavoro sono stata giusto 3 giorni tra Mantova, Borghetto e Valeggio. Peraltro vi lascio almeno il video di Mantova qua su appunto, giusto per dargli un'occhiata se non l'avete ancora visto. Per cui migliorare questa statistica sarà piuttosto facile in questo 2023, appunto portarvi più video fuori dal Friuli e da quella che sarà la mia attività da guida ambientale escursionistica. Ci do un taglio prima che questo video diventi un mio lungo monologo, per cui se sei arrivato fino a qui lascia un like e commenta con uno dei tuoi buoni propositi per il 2023. Se non sei iscritto mi raccomando di iscriverti e attiva anche la campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. In descrizione trovi link a tutti i miei social per vedere i contenuti esclusivi che carico. Non mi resta che salutarti dandoti appuntamento al prossimo video e anche quest'anno ti saluto come al solito dicendo Have a nice life!